city è un obbligo per le città, essere città intelligenti, vicine ai cittadini, inclusive. Anche Lecce si avvia a questo percorso mettendo in campo una serie di progetti sostenuti peraltro dalla regione. Abbiamo fatto un bando che si chiama proprio Patti per le città, che spinge le città ad essere smart cities, appunto. E oggi è un momento di confronto proprio per connettere i progetti che si stanno realizzando, che si stanno mettendo in campo, con l'obiettivo di una Smart Puglia 2020, ma partendo dalle singole comunità, dai loro bisogni. Lecce oggettivamente ha tanti bisogni sul traffico, sulla mobilità sostenibile, tante cose devono essere fatte. È importantissimo non perdere questa occasione, perché per farle ci sono risorse e ci sono anche talenti. Punta Innovazione, dialogando con le multinazionali che insistono prettamente nel territorio italiano, ma che vogliono creare uno sviluppo nuovo per questa città. Noi stiamo creando un dialogo forte con queste multinazionali, chiedendo di investire sulle nostre intelligenze, sul nostro territorio, ma anche sulla nostra economia, cercando di farli dialogare con quelle che sono le aziende del territorio, per creare un nuovo indotto, un indotto che si basa sulla valorizzazione dei nostri cervelli e sulla valorizzazione della nostra economia.